Sergio Buonchitistiano e Daniel Koster sono i curatori di questa esposizione Sguardi a Est, un'esposizione interamente dedicata all'arte ungherese. Come mai questa scelta e perché è tanto interessante l'arte ungherese? Grazie per l'opportunità. L'arte ungherese è molto famosa e ha tanti legami stretti con la scuola italiana a Roma. Adesso abbiamo qui scelto 10 artisti che rappresentano la figuratività in Ungheria. Tutti sono di giovani di Ungheria e sono molto forti nelle loro espressioni artistiche. Sicuramente si parla del Rinascimento ungherese, visto che comunque viene fuori da vicissitudini politiche che hanno tenuto un po' sotto il giogo l'arte. Come si può fare un paragone anche fra quello che è stato il Rinascimento italiano e quello ungherese? Allora, noi speriamo e siamo sicuri che l'arte ungherese, soprattutto l'arte ungherese contemporaneo, ha molto da valutare nel mondo, e questo si può dire un rinascimento in un certo senso, perché l'arte ungherese poi ha tanti potenziali che non sono da scoprire, e noi ci impegniamo da portarlo nel mondo e soprattutto qui in Italia. Siamo lieti di essere qui a Lucera. Parlava di 10 artisti, sicuramente differenti fra loro, ma qual è il filo conduttore e quali sono le particolarità di questi artisti che appunto hanno fatto ricadere la scelta? Allora, il filo conduttore sarebbe la figuratività, è un'espressione di contenuto molto forte, un po' di enigma. L'enigma che sempre accosta all'arte una bellezza, perché sempre l'enigma è quello che fascina l'arte, cioè dà il fascino ai pezzi d'arte, cioè non si capisce subito quello che dice, però man mano si scopre una cosa, però poi rimane un certo po' che rimane ancora nascosto, e questa è la bella cosa dell'arte. Questo è, diciamo, che i due fili conduttori di questi artisti. Assessore, Lucera si apre all'est con uno sguardo all'arte figurativa ungherese, quindi un appuntamento che va sicuramente ad arricchire non solo quella che è la cultura per la città, ma anche e soprattutto il cartellone natalizio. Sì, proprio così. Questa è una mostra che ha visto un percorso lungo e già da tempo che c'era stata proposta e abbiamo subito colto questa occasione perché è molto importante. Io invito tutti a visitare una mostra molto profonda, molto particolare. L'arte figurativa ungherese è davvero qualcosa che lascia il segno e lascia riflettere. Per noi è stato un orgoglio ospitare all'interno della nostra di San Pasquale, della nostra Pinacoteca, della nostra galleria, questa mostra proprio perché l'unione di queste due culture è così diverse e così lontane tra di loro, credo che abbia creato davvero un effetto particolare che lascerà tutti a bocca aperta. Ringrazio per questa mostra anche i Rotary che ha contribuito e il consigliere Grasso che si è occupato della logistica perché appunto vedrete che anche il posizionamento di questi pannelli è stato reso possibile anche grazie ad una nuova struttura e quindi ringrazio davvero tutti coloro i quali si sono spesi per portare l'arte ungherese qui a Lucera.